Nel 1835 la casa editrice Utet, all'epoca si chiamava Pomba, affida allo scrittore Niccolò Tommaseo la cura di un nuovo dizionario. Nel volume, però, Tommaseo non si limita a definire le parole, ma affianca ad alcune di esse dei segni. Questa T segnala che la definizione è una rielaborazione dell'autore. Questa croce, invece, indica una parola da evitare. Alcune voci redatte, inoltre, rispecchiano in modo evidente l'ideologia del curatore. Ecco un esempio. Comunismo, istituzione sociale o piuttosto sogno di istituzione. Bollata, inoltre, come parola decisamente da evitare. Tommaseo muore prima di concludere l'opera, fermandosi alla lettera S. Verrà poi completato dai suoi collaboratori Bernardo Bellini e Pietro Fanfani e stampato tra il 1861 e il 1879, prendendo il nome di dizionario Tommaseo Bellini e riscuotendo un enorme successo dovuto in parte proprio a questa innovazione.